Ma Riace non è solo luogo di integrazione di immigrati, ci sono anche gli italiani che scelgono di venire qua, di comprare una casa, di avviare un'esperienza. Io voglio chiamare Daniela Maggiulli, che è una poetessa, è una poetessa pugliese, che a un certo punto della sua vita ha deciso di venire qui, di comprare appunto una casa, di mettere radici, e ci dice che esperienza sta facendo e che gente ha trovato e come si trova anche lei integrata in questa comunità. Io non mi aspettavo di essere chiamata a fare questo intervento e quindi non ho preparato niente, però posso dire quello che ho fatto. Sono da un anno più o meno in questo posto, ho cominciato a conoscere prima e prima facevo su e giù dalla Puglia, sono 7 ore da mia casa, e poi ho comprato la casa che ora sto mettendo a posto. In questo periodo finora l'ho usata per ospitare amici e volontari, artisti principalmente, perché io sto più che altro nel campo della cultura e dell'arte, e quella è il mio background. Nel campo del recupero dei paesi abbiamo parlato tanto con Franco Armini e gli amici della paesologia, anche di politiche di sviluppo delle aree interne, e facciamo festival, questo per ripopolare i paesi. Questo paese Riace l'ho incontrato in uno dei miei viaggi e mi è sembrata la speranza più concreta, perché i paesi che abbiamo ripopolato, anche con delle sperimentazioni interessanti, per esempio in Campania, nella Bevinese, non hanno avuto un cambiamento sociale radicale e non hanno prodotto delle ricadute sociali e occupazionali così come sperato. E Riace mi è sembrato il contrario, e mi è sembrato il posto migliore dove venire a fare degli esperimenti sociali, cosa che ho cominciato l'anno scorso con il giardino sociale che avevo aperto dietro la chiesa, all'Arco dell'Acqua. Il sindaco mi ha concesso la possibilità di installare lì un giardino sociale con tavoli, sedie, fiori e caffè tutto il giorno, biscotti per i bambini. E stiamo provando a portare cultura e a fare comunità anche nelle comunità vicine. Il sindaco Alfarano di Camini mi ha aperto la porta con entusiasmo, anche Rosario Zurzolo di Ungimundo mi hanno accolta con gioia, e stiamo provando a fare delle operazioni sociali di arte relazionale. L'arte relazionale contemporanea è quella forma d'arte che più che al prodotto artistico tende a creare la relazione nelle comunità, e io sono qua per questo ancora, per quanto non lo so, perché sono in aspettativa dal mio lavoro, faccio l'insegnante, e la mia aspettativa, se non riesco a trovare delle motivazioni concrete per rimanere in Calabria, la mia aspettativa finisce a giugno e quindi devo ritornare nel mio paese dove, come potete immaginare, ho una vita bellissima, non sono scappata da nessuna tragedia, faccio l'insegnante, sto bene, ho tanti amici e ora anche dei figli di questa comunità, e sono qui a sostenere Lucano pubblicamente. La mia posizione è questa: io sono per l'accoglienza, sono per l'accoglienza fatta con il cuore, con qualche regola per convivere tutti quanti un poco meglio, e soprattutto con tanta cultura, con dei collanti, Presidente, fra i rappresentanti delle varie comunità, qualcosa che ci permette di credere nella Calabria a lungo termine, come diceva il nostro sindaco, perché essere campioni nell'accoglienza e non poter dare poi occupazione è una trappola che sembra tesa apposta per far cadere gli eroi. Gli eroi bisogna sostenerli, e voi avete questo eroe che è nato qua da tutto il mondo. Io sono testimone, vengono ogni giorno giornalisti, studiosi, politologi, lo sapete, no? A visitare il nostro sindaco, che ormai non parla più, poverino, si è staccato, e soprattutto non sa più che cosa dire, che cosa dobbiamo dire. Questo progetto deve continuare, lo sosteniamo tutti, questa accoglienza che va oltre il progetto per cui il giorno dopo te ne devi andare, la vogliamo sostenere. Cader, per esempio, che è il mio figlio adottivo che vive a Camini, fra un po' dovrà finire, così come tutti gli altri. Che fine faranno queste persone che stiamo amando, che stiamo accogliendo, che stiamo integrando, che stiamo allevando nelle scuole? Qui c'è la maestra, sono bambini che vediamo ogni giorno, come abbiamo visto Becky.
ogni giorno a Riace, e poi l'abbiamo vista andare via, dove sappiamo. E allora a me sembra assurdo che su Riace ci siano delle ombre, e su quello che accade a Riace. Io a Riace ci vivo, conosco tutte le persone. Il mio progetto era conoscere tutte le persone della comunità, e Roberta lo sa, e tutti i giovani lo sanno, tutti i bambini, tutti i profughi, tutti i richiedenti asilo che sono venuti nel mio giardino e nella mia casa lo sanno che qui si vive bene, e vorremmo continuare a vivere in pace col sostegno dei riaccesi e di tutti. Grazie. Grazie Daniela. Dopo averti ascoltata mi sorge spontanea una domanda, e vorrei capire se nei palazzi bellissimi, storici, antichi, che si affacciano sulla Civettù, la Piazza Italia di Reggio Calabria, queste esperienze e queste storie le conoscono, perché forse se le conoscessero probabilmente avrebbero assunto atteggiamenti diversi rispetto a questa esperienza.